donna pompiere e perché no anche donna camallo. A Genova dal 93 potrebbero trovare posto sulle banchine del porto, ma 10 anni fa a Livorno una donna già si caricava sulle spalle sacchi da 50 kg. Davanti a me è la signora Tatiana Magagnini di 33 anni. Buonasera signora. Buonasera. Vedo che oggi la signora Tatiana guida carrelli e automezzi che trasportano fino a 4 tonnellate, ma effettivamente 10 anni fa si caricava dei sacchi anche di 50 kg sulle spalle. L'ha fatto. L'ha fatto. È una cosa un po' insolita per una donna. Era molto insolita. Vabbè, era il mio lavoro. Senta, ma come è arrivata a fare questo lavoro? Cercavo un lavoro, un'occupazione, per cui uscita da scuola mi sono stata assunta come impiegata in un'agenzia marittima, però è durato poco perché è iniziato il calo di lavoro e poi ho cercato un impiego per fare qualcosa, quindi me lo sono inventato nella serie che sono andata a fare un corso professionale come muratore. Come? Muratore. Muratore, quindi lei prima di fare il portuale, la portuale, sì, ha pensato di fare anche il muratore. Ho provato. E le piaceva? Sì. E solo contemporanea poi è uscito questo bando di concorso come per portuali. Ma era brava anche a fare il muratore? No, perché mi incuriosisce, sì. Adesso questa apriamo una parentesi. Le piaceva fare il muratore? Sì. Ma cosa le piaceva di questo lavoro? Probabilmente, non è facilissimo, probabilmente sono lavori ho tutti faticosi. Scoperto che mi piacevano lavori manuali all'aperto, così. Una vita più all'aria aperta. Poi, sei mesi, ci si poteva anche stare, pensarci tutta una vita a fare il muratore, forse era più dura. Però poi è uscito questo concorso, lei si è presentata, era una di quanti? Di quanti che si sono presentati? 800, 1000, una cosa del genere. Però, ed è arrivata al 125esimo. Quindi un bel piazzamento. Che prova ha dovuto superare? Erano prove pratiche. C'era da fare delle prove di guida con i carrelli, con altre macchine, così, prove teoriche, eccetera. Insomma. Senta, ma è vero che in qualche modo è figlia d'arte in questo? Sì. Cioè, papà cosa fa? Lo stesso? È pensionato, era un portuale comunque, infatti mi ha insegnato alcune cose. Ma in qualche modo è stato papà forse a condizionarla un po', a farle amare questo lavoro? Indirettamente. Le ha dato dei consigli quando ha dovuto presentarsi a un concorso? Mentre ci preparavamo per le prove, sì. Qual è la cosa che le è servita, delle cose che gli aveva insegnato papà? Ma probabilmente l'amare il porto, cioè il sentire questa vita, sì. Il mare. Però è un amore curioso, perché voi amate questa vita stando però coi piedi per terra, non... Cos'è che vi piace? Questa vita di porto, questa gente che va, che viene, questo movimento, questo... Fa parte della città, della città stessa, il porto, per cui... Beh certo, per Livorno è il cuore forse, sì, di tutte le attività. Allora mi dica, papà voleva, non ha figli maschi? Non ha... No, siamo 3 femmine, infatti avrebbe voluto il maschio proprio per lasciare l'erede in porto. E quindi ha trasferito questo amore per questo lavoro a lei. Che ci si ritrova bene, mi sembra. Sì. Riesce a conciliare con una vita familiare anche bella piena? Sì, insomma, ultimamente un po' meno da quando ci sono 2 bambini. Insomma. 2 bimbi che hanno quanto? 2 anni e mezzo e 15 mesi. E quindi chi li tiene i bimbi mentre lei è al lavoro? Il nido la mattina e il pomeriggio i nonni. Insomma, si è organizzata bene. Ma io sono curiosa proprio di questa vita al porto, un ambiente tutto di uomini. Come l'hanno vista quando siete arrivate nell'80, 82, 83? Beh, un po' 82. 82. Erano un po' diffidenti, cioè all'inizio, sì, anche perché c'era un po' di imbarazzo, chiaramente. Comunque, niente, cioè, superato il primo momento di imbarazzo, poi sono stata accolta, direi, bene. Cioè, forse anche coccolata. Certo. Accoccolata. Senta, bisogna dire un po' la verità, no? Noi anche nel linguaggio comune, diciamo, un linguaggio proprio da... Sì, insomma, sì, ecco, proprio perché si pensa che lì c'è, essendo proprio un ambiente tipicamente maschile, c'è una libertà anche di linguaggio. La presenza vostra... I primi tempi. Ha limitato i primi tempi. Sì, poi vabbè, cioè, comunque non senza mai eccedere. Fate finta di niente. Ho trovato più ignoranza e mancanza di rispetto quando ero impiegata nell'agenzia marittima, che non importa.
questa, ci sto dicendo una bella cosa. Senta, incidenti, è un lavoro anche un po' pericoloso, le sono mai capitati? Sì. Che le è successo? Diventata invalida subito dopo 8 mesi, un po' anche per l'esperienza comunque, cioè, ho pagato un po' lo scotto dell'esperienza. Sì. Comunque è un lavoro molto in evoluzione, quando è entrata lei ancora c'erano questi, diciamo, portava i sacchi sulle spalle ancora, adesso il futuro di questo lavoro qual è? Purtroppo stiamo forse ritornando più su un discorso di merce varia così, che non contenitori eccetera, perché c'è un momento di crisi non indifferente nel porto. Bene, signora, ci ha fatto proprio piacere conoscerla, perché queste storie di donne sono sempre molto interessanti. Poi magari ritorniamo a parlare nel corso della seconda parte di Caffè Italiano. Adesso ho ancora un po' di tempo invece per giocare con il caffè Vergnano. Ed eccoci qua in compagnia del caffè Vergnano. Lo ricordiamo che in questo momento ci stiamo avvicinando al Natale, siamo tutti lì che ci domandiamo che regalino fare, che regalo fare all'amico, alla zia, alla mamma. L'idea è lì alle mie spalle, questa confezione regalo di caffè. Ma guardiamo la macchia di caffè, ve la propongo subito, la macchia di caffè che nasconde il titolo di un film del 1954 che ottenne ben 8 premi Oscar. La regia di Elia Kazan ha molto a che fare con quello di cui abbiamo parlato prima con la signora. Allora, vi ho detto moltissimo, vi dico che ci vediamo pochissimo dopo le 23:20. Adesso io lascio la linea ai programmi che vengono dopo di noi. Noi ci vediamo dopo il telegiornale 1, 23:20 circa. Caffè Italiano, fino a domani.